Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video stampantona 3D qua pronta per voi. Arriva da Amazon, questa volta non dalla Cina, ed è una Iligo Mars. Nonostante la confezione orizzontale, è una stampante a resina, è semplicemente sdraiata nella confezione. Iligo Mars, stampante con ottima risoluzione 1440p, quindi 2560x1440. I pixel sono grandi 43 mi sembra, micron, o 43-46 adesso mi sfugge. Comunque sono veramente molto più piccoli di qualche AlphaWise che abbiamo già visto, senza fare nomi. Vado ad aprire la confezione. Purtroppo mi hanno mandato la versione grigia e arancione, non che non sia bella, ma avrei preferito molto di più quella nera e rossa. C'è anche la versione nera e rossa, quindi con la cupola rossa e il qua sotto che è nero invece che grigio, ed è veramente più figa. E vediamo di uscire da questa situazione. O meglio, mazza, stai scherzando? Quanto pesa? Qualcosa del genere. Ok, scusate per le urla. Troviamo anche una piccola scatolina e nient'altro di più, nient'altro proprio. Quindi posso andare a buttare via lo scatolone. Qui c'è un toolkit, si vede che questa qua è una confezione da Amazon. Lo metterò da questo lato solo perché con il blu di sfondo fa più contrasto. Si vede che è una confezione da Amazon, abbiamo la scatolina toolkit con tutti i disegnini. Si vede che è una confezione Iligo, soprattutto perché ci tengono molto a queste cose. Abbiamo un simpaticissimo manuale di istruzioni con le pagine arrotondate, molto carino, che ci spiega tutto anche visivamente. Andiamo a aprire la confezione, questa, la scatolina, giusto per vedere che... Oh, attenzione, questa è interessantissima. Adesso vi spiego cosa ho visto. Prima però prendo semplicemente questo alimentatore con giustamente spina italiana, non sciuco, ma proprio presa italiana, perché ovviamente viene da Amazon Italia, Amazon.it, tanta roba, quindi alimentatore lo lascio lì dietro. Una piccola tolina per andare a pulire la resina dal piatto alla fine della stampa. Tronchesino, anche se non ne vedo la ragione, anzi sì, in realtà serve per tagliare i supporti dalla stampa quando abbiamo l'oggetto stampato. Un piccolo cacciavite, anzi altro che piccolo, è un cacciavitone importante col manico gommato, interessante, grazie per queste attenzioni al cliente. Un paio di brugole, viti, un sacco di viti, un sacco di imbuti. Abbiamo tipo, vediamo, sono 10 imbuti con filtro. Questi qua servono come al solito per rimettere la resina dentro la bottiglia quando dalla vaschetta di stampa la ributtiamo dentro. Ovviamente potrebbero esserci delle piccole particole coagulate, quindi queste qua sono essenziali, questi qua sono obbligatori per quando si rimette la resina non utilizzata all'interno della nostra bottiglia. Un piccolo becker con guantini azzurri in lattice. Vi ricordo che la resina è un po' tossica, un po', insomma, è meglio avere sempre le... È meglio utilizzare sempre i guanti quando si stampa, sia per un fatto di pulizia, del fatto che la resina non ti resta attaccata alle mani, sia per il fatto che è un po' tossica. E dentro questo becker, tada, una chiavetta, cioè una chiavetta, spero senza virus, perché questa stampante non stampa con le schede micro SD, ma stampa con le chiavette. Cioè c'è una porta USB full size sul retro, e io arrivo con la chiavetta, boom. È la testa in giù, come al solito con le USB. Rifacciamola. E io arrivo con la chiavetta, bam, la posiziono e stampo dai file che ci sono su una chiavetta USB, che è molto più comoda perché non servono adattatori. Posso passarla dal computer alla stampante in qualsiasi momento e posso recuperarne sempre una ovunque io mi trovi. Non c'è sempre da chiedere chi è che ha una scheda SD. Delle volte ci siamo trovati a togliere le schede SD dai telefoni per poter fare una stampa 3D, cioè proprio toglierla, metterla nel computer, metterla dentro il file, e dove cose varie, più un po' di mascherine, perché lo ripetiamo sempre, la resina è un po' tossica e quindi delle mascherine fanno sempre comodo. Mascherine, imbuti, tutti i toolkit, ok. Vediamo di andare a spellicolare la stampante. Anzi, facciamo così. Attenzione, c'erano pellicole dentro pellicole. È molto più grande anche di qualcun'altra che abbiamo già visto. Raga, per quello che costa questa stampante ve la consiglio troppo. Così alla cieca, anche senza vedere come stampa, ma vedere quanto bene è stata fatta. Ha un'area di stampa bella grande, ha una risoluzione, lo ripeto, di 2560x1440p, quindi ottima risoluzione. L'alluminio
condominio ha un bel aspetto, è tutto fatto, cioè guardate solo questo pezzo, il piatto di stampa, come è fatto questo pezzo tondo, tornito, tutto arrotondato, bellissimo, con questi buchini che sono solo di bellezza. Questa è di Illigo, qua impressa, è veramente molto bello. Non posso ancora posizionarlo, c'è il montante qua che è troppo in basso. Magari però posso fare una cosa del genere. Vaschetta, guardate che grossa. È una... No, mi dà fastidio però, adesso te l'ho di profilo. Quando tu parli e il tamburo vibra, tutta la struttura di alluminio risuona, è carino. Questa qua è la vasca di stampa, quindi la vado ad appoggiare in modo che la smetta di risuonare ogni cosa che dico. Qua sotto troviamo il grande LCD, il piatto di stampa che andremo a inserire. Attenzione alle altezze, vediamo se ci stiamo. No, ho paura di grattare, ho paura di grattare, fermo, torna indietro. Aspettiamo un attimo a cosarlo. Ottimo, gigantesco display touchscreen. Ve lo dico subito, prima di dimenticarmi, che questa stampante è in offerta su Amazon fino a fine luglio, quindi per tutto il mese di luglio. Approfittatene, compratela subito, perché è veramente una figata di stampante. Anche la cupola qua è ben fatta, è bella, robusta e solida. Si vede che è una stampante che di solito costerebbe parecchio, ma per tutto luglio mi sembra sia 249 euro, che con la spedizione gratuita di Amazon, le garanzie di Amazon, del fatto che se non funziona qualsiasi roba potete farvela cambiare. Guardate che bella, comprate quella nera e rossa perché è molto più figa della mia. Vediamo subito se riesco a liberare l'alimentatore, opla, di darle corrente. Attenzione, non sventola, non fa rumore. Forse ho parlato troppo presto. Comunque, tre opzioni, tools, system e print. Vediamo cosa c'è sul system. Attenzione, intanto il touch è molto molto responsivo. Mi piace questo touchscreen, mi piace. Lingua, attenzione, no, si può mettere solo in cinese. Solo in cinese e in inglese, non abbiamo l'italiano, come era per la stampante FDM di Illigo. Ma insomma l'inglese funziona, l'inglese lo sanno tutti, dai. Per quelle due parole che servono per operare una stampante 3D lo sapete, anche se non sapete niente di inglese. Non vedo in realtà un modo per calibrare il piatto. Capirò come funziona leggendo semplicemente le istruzioni. Quello che posso fare però è andare a dirgli 10 mm in su e mandare la setetta di 10 mm su, che sono pochi però, quindi lo farò un po' di volte. Ok, siamo saliti parecchio, posso finalmente andare a inserire il mio piatto. Ovviamente devo allentare un po' la rotella e poi ristringerla. Opla, il piatto c'è. La vaschetta a sto punto la rimetto in posizione, si può chiudere, e questa è la stampante, questa è la Illigo Mars. Effettivamente non avevo ancora detto il modello, continuiamo a dire stampante resina Illigo. Questa è la Illigo Mars, bella, mi piace, sono sicuro che stamperà bene, ne sono convinto. Cioè, stavo guardando l'interfaccia, possiamo calibrare il touchscreen, c'è tutto il service con tutte le mail. Mi piace sempre come Illigo siano tipo mega attenti al cliente, mega a curare le proprie cose. Poi questa qua è anche bella, cioè è proprio bella da vedere. Questa cupola acrilica con i bordi arrotondati fa dei riflessi strani ed è veramente entusiasmante. È bella da vedere, sembra tipo una roba appena uscita da Westworld, che tipo qua stampi le persone, anche se è un po' piccola forse. Attenzione, easter egg inaspettati! Sulle istruzioni c'è scritto che se gli scrivi su Facebook ti danno le pellicole gratis per la vaschetta, tipo la pellicola del tamburo gratis, e ti danno un codice sconto del 10% sulla resina. Figata, perché... Ta-da! Illigo produce anche la resina, effettivamente mi ero dimenticato di mostrarvela. Questa è una bottiglia da 500 ml che ho preso, arriva così imballata. Questa qua è semplicemente trasparente, quindi non è colorata, è quella proprio trasparente. Queste qua sono le bottigliozze di resina della Illigo, è proprio marchiata Illigo, quindi questa qua è la sua resina ufficiale. Però se gli mandi un messaggio su Facebook ti danno il coupon per avere il 10% di sconto. Non ci credo, addirittura hanno fatto i 4 piedini che sono abitabili per livellarla, per farla stare stabile. Cioè, su un tavolo da biliardo capisco, ma su una stampante è tipo troppa attenzione al cliente. Cioè, sapete che raramente mi entusiasmo così tanto per un prodotto, però questa qua mi sta proprio scimmiando man mano che la guardo, la tocco, con queste curve così smussate ma così solida di metallo. È veramente un prodotto che si vede che sprizza qualità. Risoluzione della SZ 1 micron.25, cioè 0,00125 mm.
millimetri, risoluzione degli assi XY, ecco, abbiamo il verdetto 47 micron, quindi è molto precisa, molto molto precisa. Su quell'area di costruzione così piccola abbiamo una risoluzione di 2560x1440, 1440p, cioè abbiamo gli oggetti che praticamente posso ricreare qualsiasi oggetto del mondo reale esattamente identico, cioè qualsiasi ovviamente che ci stia là dentro, però posso fare le cose con una risoluzione praticamente infinita, cioè così piccolo, 1440p. La resina è comunque a 405 nanometri. Ah, non è LCD, è LED, è un display a LED, ok. Attenzione, plot twist, il piatto si può calibrare anche in maniera forse piuttosto semplice. Devo andare a svitare la vite che c'è qua davanti, ok, e vedete il piatto comincia a potersi no, non ci credo, è tipo una bowled, tipo una testa sfera di... non vi state rendendo conto di quale precisione meccanica ha sta roba? Non potete capire. Ok, quindi abbiamo il piatto che si può muovere. Attenzione, ovviamente, piccola raccomandazione, non lasciatelo storto così di punta, stretto, in modo che sia proprio fissato in questa posizione, e dopo mandare giù la stampante, perché sennò la punta ovviamente va a penetrare lo schermo e distruggere tutta la stampante. Movimento manuale della SZ. Scendiamo innanzitutto di 10 mm alla volta, giusto per capire di passarci attraverso queste viti che sono un po' strette, ho paura che si incastri. Ok, sembra esserci passato, quindi no, alla fine era piuttosto più lontano di quello che sembrava. E poi abbiamo un tasto per arrivare fino alla home, quindi adesso lui scenderà fino alla home, spero, ho un po' paura. Oh, ok. Quindi ora lui è premuto in posizione, è bello stabile e piatto. Io ne approfitto lesto per andare a riavvitare le viti in modo da bloccarlo in questa posizione. Cioè questa inclinazione soprattutto. Andiamo su, dicono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dicono una decina di volte, insomma, da buttarlo molto in su l'asse per distanziare bene il piatto, ora che è bello fissato. Attenzione che sia fissata ovviamente anche la vite qua sopra, perché sennò tutto quel procedimento che abbiamo fatto per livellarlo non ha senso se qua sopra è poi elasco. La stampante è pronta per stampare, quindi la vado a chiudere in questa maniera, opla. Vediamo se exposure, next. Quasi non lo vedo, attenzione, ok. Quindi questo colore arancione, come era prevedibile, blocca la maggior parte degli ultravioletti. Perché? Perché così gli ultravioletti del sole non arrivano dentro la stampante a cuocere la resina in punti che non vogliamo. Dentro la cupola ci sarà solo luce arancione che non contiene ultravioletto e non dovrebbe dare troppo fastidio a lungo termine alla resina. Mentre la potente luce ultravioletta del display va a cuocere la resina proprio in quei 47 micron dove vogliamo esserci il pixel. Ok, perfetto, mi piace. Ok, quindi come al solito per questi video di unboxing, montaggio e prime impressioni sulle stampanti 3D, vi lascio al timelapse di una persona che mette pollice in su a questo video, è una cosa molto importante e potresti imitarla anche tu, però facci anche tu, devi tipo togliere il video da schermo intero o anche scorrere giù con la rotellina, metti il pollice in su e poi lo rimetti a schermo intero, perché adesso effettivamente ci sarà il timelapse della prima stampa di questa stampante e poi l'oggetto stampato, l'oggetto creato, ve lo mostrerò anche rapportato allo stesso identico oggetto ma stampato con una stampante senza dire il nome che ha risoluzione 115 micron, giusto per vedere la differenza, per vedere se magari la risoluzione in più vi vale i soldi in più oppure se volete solo iniziare con la stampa 3D e quindi non lo so, però questa qua è proprio robusta, è bella e non lo so, mi piace troppo, sono innamorato di questa stampante. Per questo video è tutto, vi lascio al timelapse, pollice in su se il video ti è piaciuto, da Overvolt e questa bellissima Illico Mars è tutto, anzi da me è tutto, da lei ancora no, vi lascio a lei, ciao a tutti! E invece ci sono ancora io, non c'è la musichetta, sono qua come voce in voiceover appunto per parlarvi un po' di questa stampa, perché ha stampato veramente bene. In realtà la prima volta no, perché con la vecchia stampante AlphaWise avevo fatto questo cervo e dopo ho provato a rifarlo perché volevo fare la stessa figura con la Illico Mars. Purtroppo devo averne sbagliato le dimensioni nello slicing e l'ho fatto veramente più piccolo dell'altro, talmente piccolo che non è riuscito a stamparlo, secondo me non è riuscito neanche a fare lo slicing perché proprio non ha stampato due gambe, quindi per quanto particolareggiato e minuscolo sia, cioè non avete della precisione che ci vuole per fare una struttura del genere, purtroppo poi vabbè, a parte rompersi il collo mentre gli stavo rimuovendo i supporti,
Non ha stampato due gambe, non sono proprio venute, probabilmente i fili erano addirittura troppo sottili per essere stampati e insomma questo cervo Voronoi non può rappresentare più di tanto un buon paragone. Anche perché, essendo la prima stampa, non sapevo che con la resina completamente trasparente, che non ha quindi un colore e che ovviamente assorbe molto meno la luce, qualsiasi tipo di luce, quindi anche l'ultravioletta, ci vuole più tempo di esposizione, bisogna lasciarla esporre più tempo perché così si riesca a cuocere anche della resina che è trasparente e che non vuole assorbire tanto la luce. Poi quindi alzando il tempo di esposizione a 14 secondi per layer e facendo lo slicing in maniera un po' più appropriata, ho stampato questo super mainstream Notre Dame, ma guardate come è venuta una precisione impossibile, le guglie, il rosone davanti che adesso vi spiego perché è ovale, tutti gli archi, le cime, le cose, i campanili, è veramente impossibile, è bellissima e ho mantenuto come precisione della 6Z 30 o 40 micron, adesso non mi ricordo, comunque abbiamo visto che questa stampante può arrivare fino a 10, quindi ancora più precisa, tipo 3 volte più precisa sulla 6Z e ovviamente ci mette molto più tempo perché ogni layer deve trasformarlo in 3 layer, però può raggiungere precisioni veramente impossibili. Il rosone è venuto ovale e in generale tutta la cattedrale è venuta così alta, secondo me per un problema dello slicer, perché nello slicer la cattedrale sembrava giusta, sembrava perfetta, normale, poi quando sono andato a stamparla è venuta più alta del dovuto, è veramente bella, quindi la terrò e comunque è venuta molto bene, però dovrò capire perché mi fa gli oggetti più alti. Comunque è un problema software, palesemente il software che deve aver sbagliato qualcosa a fare lo slicing, a generare il file insomma per la stampante. Però detto questo, veramente una figata, veramente una figata. E niente, per questo video è tutto, ciao a tutti.